Allora, abbiamo visto le reazioni di ossidoriduzione, adesso vediamo come queste reazioni di ossidoriduzione possono essere applicate. Prima di tutto vediamo quando una reazione di ossidoriduzione è spontanea e quando non lo è. Spontanea significa che avviene spontaneamente, senza la necessità di dare energia. Quindi io metto i reagenti a contatto tra di loro e la reazione avviene. Se avviene, la reazione è spontanea. Se non avviene, non lo è. Qui vi riporta due esempi. Se io preparo in un becher una soluzione di nitrato d'argento e immergo una lamina di rame, dopo un po' di tempo vedo che la soluzione si colora d'azzurro. L'azzurro è il colore del rame, mentre la lamina prende il colore dell'argento, si placca con l'argento. Cos'è successo? È successo un'ossidoriduzione, cioè il rame si è ossidato, è passato in soluzione come ione rameico, l'argento si è ridotto da argento ionico, è passato ad argento metallico, quindi da numero di ossidazione più 1 a numero di ossidazione 0. Il rame da numero di ossidazione 0 a numero di ossidazione più 2. Se io faccio la stessa cosa invertendo però i reagenti, anziché mettere la lamina di rame, metto la lamina di argento. E in soluzione, invece del rame, metto dell'argento metto il rame. Quindi lamina d'argento, nitrato di rame. Non succede niente. La reazione non avviene. Questo cosa significa? Significa che l'argento si riduce, quindi ossida il rame non è in grado di ossidare l'argento. Come faccio io a sapere chi è in grado di ossidare chi? Esiste una scala del potere ossidante degli elementi, che mi dice chi è in grado di ossidare chi. Ad esempio, l'argento si trova in questa posizione, il rame si trova più in basso dell'argento. Questo cosa significa? Significa che il rame può ridurre l'argento, ma l'argento non può ridurre il rame. D'accordo? Da questa scala, se io metto insieme rame e argento, il rame metallico si ossida, l'argento si riduce. Non può mai succedere che l'argento si ossidi e il rame si riduca se li metto assieme, perché non è una reazione spontanea. Quindi per vedere chi si ossida e chi si riduce, io posso utilizzare questa scala del potere ossidante degli elementi. Le reazioni di ossidoriduzione sono interessanti perché possono essere utilizzate per generare energia elettrica. Com'è possibile generare energia elettrica da una reazione di ossidoriduzione? Se io prendo la reazione di ossidazione e la reazione di riduzione e le separo fisicamente, per scambiare gli elettroni metto a disposizione un conduttore, un filo di rame, ad esempio. Ed è l'esempio della pila più famosa, la pila Daniell. La pila Daniell è una pila zinco-rame. Quindi avrò in un contenitore, in un becher, ad esempio, una sbarra di rame immersa in una soluzione formata, scusate, una sbarra di zinco
immersa in una soluzione di zinco ionico 1 molare. Nitrato di zinco, solfato di zinco, quello che volete. Nell'altro becher avrò una lamina di rame immersa in una soluzione di ioni rame, sempre 1 molare. Se io collego le due sbarre metalliche, mi aspetto che avvenga l'ossidoriduzione. L'ossidoriduzione qual è? Lo zinco, se io torno alla diapositiva di prima, fra zinco e rame, chi è che si riduce e chi è che si ossida? Il rame si trova qui, lo zinco si trova qua. Se io metto insieme zinco e rame, chi avrà la tendenza a ossidarsi e chi la tendenza a ridursi? Chiaramente il rame ha il potere ossidante più forte, quindi tenderà a ridursi, lo zinco tenderà a ossidarsi. Quindi mettendo insieme zinco e rame, io mi aspetto che di qua lo zinco si ossidi. Quindi da zinco metallico passi in soluzione a zinco ionico e quindi questa lamina tenda un pochino a consumarsi. Dall'altra parte, viceversa, il rame tenderà a ridursi, quindi ad acquistare gli elettroni che lo zinco ha perso e a diventare rame metallico. Quindi questa lamina tenderà un pochino a crescere. Qui si vedono le due reazioni che avvengono nelle lamine. Lo zinco da metallico passa in soluzione, quindi perde elettroni e diventa ionico. Quindi la lamina di zinco tende a consumarsi. Di qua il rame dalla soluzione diventa rame metallico, acquista elettroni e si riduce. E questa è la sua semireazione. Questi elettroni scambiati, l'invenzione della pila è che nell'ossidoriduzione gli elettroni scambiati, anziché essere scambiati in soluzione, vengono fatti passare per un filo. E questo non fa altro che mettere dentro questo circuito dell'energia elettrica, un potenziale elettrico. Questa pila così però non potrebbe funzionare. Se io metto la lamina di zinco, la lamina di rame, soluzione di zinco, soluzione di rame e attacco il filo, non accade niente. Non accade niente perché nel momento in cui lo zinco si ossida, mette in soluzione degli ioni ZL++, quindi degli ioni positivi, che non hanno l'equivalente di ioni negativi a equilibrare. Quindi questo becher tende a prendere una carica positiva. Nell'altro becher, gli ioni rame che si vanno a ridurre sono delle cariche positive che scompaiono dal becher e quindi il becher tende a caricarsi negativamente. D'accordo? Da una parte compaiono cariche positive, dall'altra scompaiono cariche positive. Quindi questo becher si caricherà positivamente, questo becher si caricherà negativamente. A questo punto questa pila si dice polarizzata, non può funzionare. Per farla funzionare è necessario avere questa cosa qua che si chiama ponte salino. Il ponte salino non è altro in questo caso che è un tubo di vetro a U riempito con un gel in cui io metto un elettrolito, sale da cucina, NaCl, KCl, un qualunque sale che ha ioni positivi e ioni negativi. Questo sale che cosa fa? Di qua dove si formano ioni positivi libera ioni negativi, in questo caso Cl-. Di qua dove gli ioni positivi scompaiono libera ioni positivi. Fa in modo di mantenere la neutralità ionica nei due becher. Se i due becher sono neutri dal punto di vista delle cariche, la pila funziona. Quindi quello che è necessario è avere due reazioni di ossidoriduzione separate, un ponte salino che mantenga
la neutralità ionica e poi un conduttore che permetta lo scambio di elettroni nell'ossido di riduzione. Dove avviene l'ossidazione, in questo caso nello zinco, viene attribuito il nome di anodo, perché è da dove gli elettroni partono. Da dove gli elettroni partono è l'anodo. Quindi in questa pila, nella pila d'Agnan, lo zinco metallico è l'anodo. Dove gli elettroni arrivano, quindi quello che è definito polo positivo, prende il nome di catodo. Quindi l'elemento che si ossida è l'anodo, l'elemento che si riduce è il catodo, che sarebbe quindi il polo positivo della pila e il polo negativo della pila. Ogni pila ha una sua forza elettromotrice. La forza elettromotrice di una pila viene definita come la differenza di potenziale misurata a circuito aperto ed è espressa in volt. Io non posso sapere quant'è la differenza. Per avere una differenza di potenziale, già il nome stesso, mi indica che devo fare la differenza tra due cose. Quindi io, quando ho un semielemento di una pila, da solo, non posso sapere quanto vale in termini di potenziale, lo devo confrontare con qualcos'altro. Questo qualcos'altro, per i chimici, è un elettrodo di riferimento. L'elettrodo di riferimento è l'elettrodo a idrogeno, che è un elettrodo concettualmente molto semplice, perché è formato da un becher in cui è contenuta una soluzione di un acido che ha una concentrazione di H più 1 molare e dentro il quale viene fatto gorgogliare del gas idrogeno. Quindi abbiamo idrogeno con numero di ossidazione 0, che è il gas che va a gorgogliare, e idrogeno con numero di ossidazione più 1, che è quello dell'acido. In questo caso il conduttore è un filo di platino. Quindi questo elettrodo è l'elettrodo a idrogeno, idrogeno più 1, idrogeno 0. D'accordo? A questo elettrodo viene dato convenzionalmente il potenziale 0. Quindi quando io confronto questo elettrodo con ogni altro semielemento, misurando la forza elettromotrice con un voltmetro, posso attribuire a ogni semielemento il suo potenziale. Cioè io vado a confrontare ogni semielemento con l'idrogeno e in questo caso posso andare a vedere, se io collego per esempio dell'oro con l'elettrodo idrogeno, con un voltmetro misurerò più 1,50. Se collego la lamina di rame, come prima, immersa dentro una soluzione di solfato rameico, avrò rame più 2, rame metallico, lo collego con l'elettrodo idrogeno, attacco il voltmetro, misurerò più una differenza di potenziale di più 0,34. D'accordo? Se ci attacco la lamina di zinco in solfato di zinco, sempre 1 molare, l'attacco all'elettrodo idrogeno, ci metto in mezzo al voltmetro, misuro meno 0,76 volt. D'accordo? Facendolo con ogni semielemento, trovo il potenziale standard di ogni semielemento, quindi di ogni elettrodo. Questo mi può essere utile perché io posso conoscere a priori il potenziale, la differenza di potenziale di ogni pila che io intenda fare. Se vado a vedere, per esempio, quant'è la DDP della pila che ho fatto prima, della pila d'Agnan tra zinco e rame, vedete? Per calcolarla faccio il potenziale del rame meno il potenziale dello zinco, quindi il potenziale del catodo meno il potenziale dell'anodo, potenziale catodico meno potenziale anodico, e trovo la differenza di potenziale. Nel mio caso il catodo, che era il rame, vale 0,34,
L'anodo era lo zinco, vale meno 0,76, quindi avrò più 0,34 meno 0,76, quindi diventa più potenziale della pila d'aria, differenza di potenziale 1,10 volt. È chiaro? Quindi, dimmi. Proviamo qui, no? Nella cosa che abbiamo detto, quella, cioè, nel 0,34 meno 0,76, ma perché c'è il meno? Perché il potenziale del catodo, che è più 0,34, meno il potenziale dell'anodo, che il potenziale dell'anodo ha segno negativo. Quindi il potenziale del catodo, che ha segno positivo, meno il potenziale dell'anodo, che ha segno negativo, quindi equivale a sommare i due valori assoluti, e ottengo 1,10, che è la differenza di potenziale della pila d'aria, quindi la sua forza elettromotrice sostanzialmente. E lo posso fare per ogni pila. Vedete, la FEM si calcola potenziale catodo meno potenziale anodo. D'accordo? Questa scala dei potenziali standard perché calcolati in condizioni particolari, quindi con soluzione a concentrazione monomolare, mi permette di dire quale sarà il potenziale, quindi quale sarà la FEM di ogni pila che io possa costruire o di ogni ossido di riduzione che io voglio.